sono gruppi di tifosi organizzati di calcio che si ispirano esplicitamente al fascismo. Come si può dire che il fascismo non esiste in Italia? Sono estreme minoranze. Ci sono anche gruppi che vanno con la falce e col martello allo stadio. A me fanno tenerezza sia gli uni che gli altri. Stasera col Verona, vendichiamo Balotelli stasera. Vendichiamo il pubblico Balotelli. Povero innocente Balotelli, povera stilina. La personcina così posata e delicata. Su Balotelli, poco perché fa, quella battuta? Povera vittima. Balotelli. Povera vittima Balotelli. Preferisco Van Basten a Balotelli, ho questo difetto. Ma quanto perché è successo a Verona? Oh, non è il mio modello di calciatore, potrò aver passione per altri e non per Balotelli. Cioè, non... Ironizzare su una cosa non così accade che è successo. Salvini, è un po' ironizzato su quanto è successo con Balotelli a Verona, però. Non è eccessivo. Grazie Matteo, fermo. Vai, grazie. Fa parte di quella propaganda che istiga l'odio. Con Balotelli, abbiamo problemi più seri di Balotelli in Italia. Ho capito, però è una problematica presente quella del razzismo in Italia. Risponda soltanto a questo, questi gesti di razzismo. Quindi ogni gesto di violenza e di razzismo. Ma perché è stato ironico prima con Balotelli? In campo altri a Balotelli. Oh, potrò. Fanno uno meglio, fanno una meglio. L'ha definito un poveretto, insomma, per quanto è successo a Verona. No, no, Ha detto povera vittima. Cazzo con le spalle larghe. Eccessiva la polemica che c'è stata con Balotelli a Verona? Sì. Eccessiva? Direi proprio di sì. Ma come eccessiva? Gli altri problemi rispetto a Balotelli. Ma il razzismo è uno di questi problemi. Non istiga l'odio con questa di. Con questa dichiarazione non rischia di istigare l'odio in Italia. Ma basta.